partita che vediamo con Alessandro Pane, del tecnico del Toro. Sì, Torino che si schiera con un 4-4-2 o 4-2-4 per le caratteristiche dei suoi esterni, Ederer da una parte, a destra con il piede invertito e Rosso dall'altra. Linea di difesa, Zaccagno in porta, linea di difesa composta da Troiani a destra, Bonifazi, Mantovani, Procopio e altri difensori, mezzo al campo i due mediani organizzatori di gioco e Frangifrutti per la difesa sono Lenoci e Proia, i due attaccanti sono Lescano e Morra. Vediamo anche subito dopo il Torino la Fiorentina, Torino che è stato finalista nella scorsa edizione della Final Eight, che ha visto il successo del Chievo, Fiorentina invece semifinalista in quel torneo, proprio sconfitta dalla squadra che poi ha vinto lo scudetto, ovvero il Chievo. Queste le scelte di Federico Guidi. Anche la Fiorentina è una squadra molto propositiva che fa poi dell'equilibrio la sua forza, difesa a 4 con Bardini in porta, Papini a destra, Mancini e Gili sono i due difensori centrali con Zanon a sinistra. Play davanti alla difesa Petriccione, le due interni di centrocampo sono Diakité e Bangu. Il tridente offensivo composto da Peralta a destra, Minelli sulla sinistra e Gondo come terminale offensivo. Fiorentina che reduce dal successo nello scorso anno. Lenoci sul punto di battuta. Ah, centroaria per Lescano, pallone che passa, Morra! Stavolta il gol è buono, Torino in vantaggio con il suo capitano. E aveva ragione il mister Guidi, l'ha visto il suo ragazzo molto superficiale, no? Anche in questa occasione doveva essere molto più attento a liberare l'area di rigore, è stato davvero un gol da opportunista questo. Ci credeva Longo che aveva detto ai suoi è il momento di colpire, è il momento di attaccare di più, di cercare il gol del vantaggio. Guidi chiede una squadra più alta, ha detto adesso in particolare, sta dicendo a Petriccione, ci siamo abbassati troppo, abbiamo lasciato troppo campo al Torino. A segno per... affonda il Toro, Rosso, Lescano e poi a spazio Edera! Che gol Edera, aveva spazio, ha preso la mira. Cecchino infallibile, Toro 2, Fiorentina 0. Questo è stato davvero un gran gol, con primo controllo perfetto, si è posizionato subito la palla per calciare e poi con un tiro a giro l'ha messa sotto l'incrocio del portiere. E allora Toro che sfrutta pieno la superiorità numerica sul finire di primo tempo, si porta in doppio vantaggio, quinta rete stagionale per il numero 7 Granata. Grande esultanza della panchina del Torino, ma Moreno Longo dice ai suoi con la testa fino alla fine. Ha preso la mira, ha fatto fuoco, nulla da fare ancora una volta per Bardini. Quanto è importante Cristiano il primo controllo. Va Petriccione, gol della Fiorentina che riduce il passivo, immobile Zaccagno, segna il capitano per la riscossa viola. Partita riaperta Cristiano, partita riaperta sul 2-1, in parità numerica e queste sono le partite, l'aspetto emotivo, le situazioni determinano tantissimo proprio il morale poi delle squadre. È soltanto la seconda rete stagionale per il capitano della Fiorentina, per Minelli contro il numero 3 Procopio del Toro, calcio di rigore per la Fiorentina e cartellino giallo per Procopio. Ma qui tutto è nato su questo rilancio, la retroguardia del Torino si è fatta trovare lunga, poi ha perso il duello e ha messo il corpo davanti, la Fiorentina in parità. Va Bangu contro Zaccagno, traversa, pallone rete, fuori, rete, poi rete, Minelli. Rete. Ma credo che sia stata assegnata la rete già prima sul colpo di Bangu. La rete. Ma qui Zaccagno aveva aspettato fino all'ultimo e poi aveva intuito la direzione del calcio di rigore di Bangu, ma era talmente preciso e angolato che ha rischiato poi di colpire la traversa di uscire, invece credo che sia rimbalzata proprio dentro la porta direttamente. Grande gioia della tribuna qui del Due Strade, come del resto anche di tutta la panchina viola. E Longo chiede ai suoi ragazzi, la partita è ancora lunga, non molliamo, siamo in partita. Non abbiamo una visuale certa, ma ecco, questo da qui sì, è fisica, ecco, quando la palla ecco. Rimbalza per terra, riprende la traversa. Per andare lungo, Zanon. Verso Gigli, chiude dal masso, ancora Zanon,
con calma per Pedriccione, va la conclusione, doppietta per Jacopo Pedriccione, Fiorentina 3 Torino 2, sorpreso Zaccagna, Fiorentina avanti. Fiorentina avanti. E Banco, Banco festeggia con Guidi qui, sì, vicino alla nostra postazione. E qui c'è un'ingenuità da parte di Pedriccione, perché era stato già ammonito in precedenza, ora sì, si è tolto la maglia. Abbiamo già visto il cartellino. Rischia. È una certezza. Arriva il secondo giallo e anche il rosso. Sì. Non ci ha pensato Pedriccione per questa regola, a mio modo di vedere, assurda. Quando si festeggia non si può limitare nel festeggiamento, si becca il secondo giallo, Fiorentina dunque che chiude 9 uomini, ma Pedriccione aveva segnato soltanto un gol finora, ne fa due in una partita, consente alla Fiorentina di ritrovare il vantaggio dopo essere stata sotto 2-0, è normale.